La politica non è fatta di schieramenti, ma di contenuti, dal fare concreto per il benessere della società e dei cittadini. In questi 4 anni, con la nostra azione di governo, abbiamo difeso principi e promosso valori che qualificano il nostro impegno politico per il bene comune. Il nostro è stato un gesto di responsabilità. Nel pieno della crisi economica non abbiamo permesso che il Paese fallisse per i calcoli politici di qualcuno. Lo abbiamo fatto insieme. Con un lavoro di squadra abbiamo posto al centro della nostra azione politica la persona e le dinamiche nelle quali realizza se stessa, affetti, lavoro e vita sociale. Gli investimenti in sicurezza crescono, i reati calano, il sistema di prevenzione sull'antiterrorismo è un sistema che fin qui ha retto, il contrasto alla criminalità organizzata ha dato effetti importanti sia dal punto di vista dell'arresto dei latitanti che dal punto di vista del sequestro dei patrimoni criminali. È un sistema, quello italiano, che in questo momento non ha niente da invidiare a nessun sistema di sicurezza al mondo. È indiscutibile che oggi gli italiani si sentono insicuri. Noi abbiamo lavorato concretamente perché la sicurezza non sia una vaga promessa, ma una realtà constatabile. Parlano i fatti e i numeri. L'Italia sinora è stata preservata da attacchi terroristici. Il pericolo esiste, ma c'è un lavoro di intelligence, di prevenzione e di controllo del territorio che ha dimostrato di funzionare. Si tratta per la prima volta di una svolta a sostegno della famiglia, c'è un capo della legge di bilancio appositamente dedicato, ci sono delle misure strutturali chiare, puntuali, precise. Alla famiglia, per la prima volta, è stato dedicato un intero capitolo della legge di bilancio, finanziato con 600 milioni. È stato stabilizzato il bonus bebè, 960 euro l'anno, introdotto il bonus mamma domani, 800 euro, creato il voucher asilo nido, 1000 euro senza limiti di reddito, 1000 euro a sostegno delle famiglie con bambini malati cronici. Abbiamo varato la legge sul dopo di noi per le famiglie dei portatori di handicap. Famiglia vuol dire anche scuola, libertà di educazione, in un unico sistema pubblico fatto di scuole statali e paritarie che, grazie alla nostra azione, ha ora una più concreta attuazione. I genitori che mandano i figli a queste scuole pagano due volte. Pagano la fiscalità generale dello Stato e quindi pagano la scuola statale e pagano la retta per i propri figli. Quindi se si offrono detrazioni, come nell'articolo 19 si offrono, è chiaro che non è che si sta facendo un regalo, si sta tenendo conto che le scuole paritarie fanno pienamente parte, da Luigi Berlinguer in poi, fanno pienamente parte del sistema nazionale dell'istruzione. Ma famiglia vuol dire anche casa. Qui bastano due parole, IMU e ICI, alla cui abolizione la sinistra si era sempre opposta. La nostra presenza ha reso finalmente possibile la loro eliminazione. Ma non solo. Lo stop alla proroga degli sfratti e il riconoscimento del diritto di tornare in possesso della propria casa, soprattutto per i piccoli proprietari. Avrò nei prossimi mesi il compito di attuare tutte le riforme che abbiamo messo in campo nel settore sanitario, in particolare farle arrivare ai cittadini. Penso al fondo per l'epatite C, penso al fondo per i nuovi innovativi nel campo oncologico, penso alle nuove livelli essenziali di assistenza, cioè alle tante nuove prestazioni che devono arrivare ai cittadini, soprattutto in quelle regioni, in particolare nel sud, in cui c'è ancora un divario troppo forte nel sistema sanitario. Dopo anni di tagli lineari, il Fondo Sanitario Nazionale è stato incrementato del 5,5% rispetto al 2013. Non c'è stato nessun taglio ai servizi, è stata avviata una lotta agli sprechi e alle inefficienze, i cui risparmi sono stati reinvestiti in salute. Sono stati varati i costi standard e le centrali uniche di acquisto. Dopo 15 anni è stato aggiornato il prontuario delle cure garantite dal Sistema Sanitario Nazionale. Sono stati inseriti nuovi vaccini e 110 nuove malattie rare. È questo il nuovo patto della salute con gli italiani,
che prevede anche una riforma della dirigenza sanitaria, una lotta agli sprechi e alle false promesse che si fanno gioco delle speranze dei malati. Quella contro il cosiddetto metodo Stamina è stata una battaglia in nome del vero diritto alla cura. Il fisco può diventare amico dei cittadini, cioè uno strumento di giustizia, di sviluppo e di solidarietà. Un fisco amico di chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno alla crescita del nostro paese. Fare politiche per l'occupazione vuol dire mettere le imprese nelle condizioni di creare lavoro vero. Il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18, l'introduzione dei voucher, l'abolizione dell'IMU agricola, il taglio dell'IRAP e gli interventi per il Sud fanno parte di questa politica. In questo campo abbiamo privilegiato le piccole imprese, il vero tessuto produttivo che fa la ricchezza e la fama dell'Italia all'estero. Abbiamo abbassato l'imposta sulle società al 24%. Gli imprenditori pagano le tasse su ciò che effettivamente incassano e spendono. Le piccole ditte individuali avranno ulteriori facilitazioni per la contabilità semplificata e per le esportazioni, un fatto molto importante per settori come l'artigianato e il design. Per aiutare il commercio abbiamo alzato la soglia degli acquisti in contante a 3.000 euro. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia un mestiere o una professione, ma passione e servizio al bene comune. Abbiamo cercato di farlo insieme in questi 4 anni. Non gli schieramenti, ma i fatti e le risposte concrete ai problemi delle persone sono il test della buona politica. I cittadini giudicheranno se ci siamo riusciti.